Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con questo video post Lucca 2022. Allora, che cosa faremo in questo video? Ovviamente vi racconterò della mia esperienza a Lucca, lo divideremo più o meno in due parti perché nella prima parte vi farò vedere tutte le storie che io ho pubblicato durante quei giorni. Peraltro, cosa veramente molto importante, ve li lascio qui sotto. Tutto quello che vedrete sono dei video in verticale, proprio perché sono state delle storie che io ho pubblicato prevalentemente su Instagram, ovviamente di conseguenza anche su Facebook e qualcosina su TikTok. In ogni caso io vi consiglio di seguirmi perché sui social non solo vi tengo aggiornati su tutte le cose che arrivano sul canale, ma quando vado in questi posti come può essere Lucca, Milano o il Romix, insomma tutte queste gite, vi tengo sempre aggiornati e vi faccio vedere sempre le cose più interessanti. Quindi molto importante andare a lasciare un follow. Comunque, come vi dicevo, poi per la seconda parte invece vi mostrerò i miei acquisti. Devo dire che quest'anno non ho acquistato molte cose interessanti, alcune perché vabbè mi piacevano, però non ho trovato tantissime cose che desideravo. Ero partito con degli obiettivi che adesso vi racconto, ma che purtroppo però non sono riuscito a trovare. Comunque ragazzi, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale, e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist di Lucca Comics, dove potete trovare tutti gli altri video che ho fatto nelle edizioni passate. Devo ammettere che io sono stato circa 13 o 14 volte a Lucca, veramente tantissimo, solo che non avevo il canale, quindi di conseguenza troverete poche cose perché non ho mai avuto modo di registrare video in passato. Però ultimamente quando vado, a parte il Covid che c'è stato, quindi negli ultimi anni non sono potuto stare, diciamo che una scappatina ce la faccio quasi sempre. Allora, che cosa vi volevo dire? Certe cose non potrò mostrarvele, non potrò farvele vedere proprio al 100%, ma con tutte le storie che poi vi mostro andremo ad integrare le mie spiegazioni, come quella dei bubble tea. Ragazzi, sono delle bevande al sapore di tè e a frutti misti che sono uscite a Lucca in edizione speciale di One Piece. Vedete? C'era Buggy il Clown, Shanks, Barbanera e Rufy. Molto interessanti perché all'interno ci sono delle sferette che si possono schiacciare con i denti, diciamo che c'è una parte liquida ma anche una parte solida, che vanno ad integrare questa bevanda. Non le ho portate a casa, ragazzi, erano in un bicchiere di plastica, non mi andava di starle a portare, rischiavo di romperle, poi anche di fargli prendere caldo, quindi non mi sembrava il caso, però le ho assaggiate e appunto nelle storie le vedrete. Poi abbiamo preso anche dei gashapon allo stand Bandai con all'interno dei personaggi di One Piece che oggi vi mostro, uno dei quali lo vedrete solo nelle storie perché io poi l'ho regalato al mio amico Alessio, io avevo trovato quello che ho regalato a lui, Eustace Kid, lo vedrete solo nelle storie. Oggi io vi faccio vedere la mia Yamato. Comunque ragazzi, io direi di non perdere altro tempo, vi faccio vedere tutte quante le storie che abbiamo fatto, sono abbastanza. Poi abbiamo fatto anche la cena a un cinese molto particolare con un fornello al centro del tavolo dove direttamente noi potevamo cuocere le pietanze che ci portavano, molto particolare. Comunque parleranno molto meglio le storie di me, quindi adesso ve le mostro tutte quante, vi ricordo di seguirmi sui social e poi ci rivediamo, vi faccio vedere velocemente tutte le cose che ho comprato a Lucca. Allora ragazzi, siamo in diretta da Lucca Comics con Marco, abbiamo comprato i gashapon di One Piece. Non si capisce bene cosa c'è dentro. Vediamo un po'. 4 euro, Marco? 4 euro, si sono fatti pagare parecchio. 4 euro, poi la raccogliamo dopo la cartaccia. Allora, mo cercate di capire, eccolo. Ecco, sì. Tra l'altro fagli vedere che è un frutto del mare, ecco qua. Ciccio Yamato, così. Mazza, ma è bellissima poi. Guarda quanto è fatta bene. Calcola che è il personaggio mio preferito da Voden. Yamato, bellissima, la figlia di Kaido. Vai Marco, vai, apri tu. Gira. Te metti da qua. Abbiamo il cameraman che ha le prime armi, eh. Allora, ve lo fa vedere che è un frutto del diavolo, guarda. È frutto dei Rufy, tra l'altro. Certo. Come fate, Sandro, così?
Oh, Asa, no, guarda un po' che è successo. Doppia Yamato. Allora, regà, 15 euro. 15 euro non si trova da nessuna parte, Yamato. Doppia Yamato, però io ce n'ho un altro. Se trovo Yamato, giuro che me ne vado, Voglio sapere dove ne vado. Vado da Lucca Sub. Me ne vado da Lucca Sub, torno a Roma. Allora, pronti? Marco Kid. Kiddo. Mazza, lui è bello, bellissimo. Guarda, comunque sono colorati proprio bene per essere piccole. Ma ci vorremmo buttare altri 4 euro. Così piccole. Beh, può essere che torniamo fra un po'. Allora, qua oggi è tempo del bubble tea. Va Buggy, Rufy, Teach, Shanks. Guarda che roba. Tutti pronti per il bubble tea? Qua ci abbiamo Ditch che è limone e non ricordo mela cosa. Verde con dentro con kiwi dentro cose. E anguria. Poi Rufy mango e tropical fruit con dentro ananas e pesca. L'esperto, quello è sempre Ditch. E anche questo è sempre Ditch. Quindi ci siamo persi Buggy il clown e che era blue tropical, mirtillo, lampone, uva, le hanno messo, Shanks. Ci hanno messo una cetta là. Shanks era melograno. Allora, io vi dico solo che qua dobbiamo riempire il brodo. Succederà una cosa proprio pesante a breve. Praticamente, visto che è Halloween, c'è sta la salsetta cipolla e aglio anti tutti i tipi dei vampiri. Una cosa però buona. La vita, stasera chi dorme con Sandra è morto. Ti posso chiedere un altro paio di cestini? Due, va bene. Sì, ne abbiamo sì, uno, grazie. Posso fare io? Sì, vai, tranquillo. Grazie. Io non tocco, eh. No. Sì, no. Ma tocca che parte tutto. Allora, queste sono polpette da di cuocere. Vai, metti al quadrato. Nico, prepari, Nico, come vedi, cotto un fiocco, per favore. Perché non vai a mettere due qua. Sì, anche queste sono da cuocere, ma... Che cosa succede, scusa? Metti le due qua. Ma chi... Già queste due, tre, ma tanto che le provo a tutte, dai. Vai. Se non sapete, dico io. A piede quelle tutte. Quattro minuti. 3-4 minuti. Perché se uno la voleva... Allora, qua ci abbiamo ravioli. Ora poi arrivare un mazzo. Arriva. Polpettine. Avevo uno per me. Funghi. No, guarda che bello. 7 minuti di ravioli. Cioè, questo è Naruto? Come tu stai cavolo? No, stava di... Posso pagare? We'll be right back.
Perfetto ragazzi miei, eccoci qui. Allora iniziamo, vi faccio vedere quello che ho acquistato quest'anno a Lucca. Allora, per integrare il video che vi ho mostrato nelle storie, questi sono i quattro bubble tea che potevano essere acquistati. Abbiamo quello di Rufy che era mango, passion fruit e palline all'ananas e pesca. Poi c'era Bagel Clown che era gusto blu tropicale e mirtillo con palline, lampone ed uva. Poi abbiamo Marshall di Teach che è quello che ho acquistato io, gusto limone e mela verde con palline al kiwi ed anguria. E poi Shanks, gusto fragola e melograno con palline di lici e ciliegia. Io ho assaggiato praticamente soltanto il Monkey di Rufy e il Marshall di Teach. Gli altri due ragazzi non li abbiamo presi, nessuno aveva curiosità di assaggiare questi altri gusti, quindi non li abbiamo assaggiati. Posso dirvi che fra Rufy e Teach, secondo me il migliore era Teach, però insomma posso dirvi che erano bevande sicuramente molto particolari, se vi capitano ci sta assaggiarle. Comunque questo era il volantino, vedete era in via Veneto il negozio proprio al centro di Lucca, e questi sono i personaggi che appunto danno origine al nome dei quattro bubble tea. Peraltro raga costavano un bel po', erano in due versioni, un bicchiere più piccolo e uno più grande, costavano 6 euro e 7 euro, insomma per una bevanda 6 euro e 7 euro non è poco. Però dai, insomma, a Lucca ci si va una volta e ci stava provarli. Poi mi sono comprato, guardate un po', queste Ocean Bomb, che sono delle bevande, guardate che spettacolo, con i quattro personaggi, Rufy, Nami, Zoro e Sanji. Devo ammettere, ragazzi, non le ho assaggiate, non le ho comprate per aprirle, ma le volevo mettere in collezione, perché sono molto belle. Peraltro abbiamo la scritta Luffy One Piece nella versione di Wano, quindi l'ultima saga da poco terminata, mi piacevano tanto. Guardate che spettacolo, questo è Rufy, poi vi mostro Nami, eccola qua, poi Zoro, guardate pure lui che bello, ed infine abbiamo Sanji, eccole qua. Ce n'erano di tutti i tipi, ragazzi, di tutti i manga, ho visto anche Dragon Ball Super, c'erano un sacco di altre cose, però sapete che io sono un grande fan di One Piece, quindi mi piacevano di più queste qua di One Piece. Non c'erano gli altri personaggi, devo ammettere che se c'era anche Brook Chopper l'avrei presi tipo tutti, però c'erano solo queste quattro e quindi mi sono limitato a prenderle queste. Magari se in futuro ne usciranno delle altre, magari le prenderò. Poi, un altro acquisto che ho fatto, alzo un pochino la camera. Allora, per la serie Grand Line Man di Banpresto ho preso Oden. Come vi stavo dicendo a inizio video, non ero intenzionato, non ero partito per prendere questo personaggio, però poi l'ho visto, peraltro l'ho trovato a 35 euro. Ragazzi, devo dirvi che Oden, ho visto che è stato uno dei personaggi più richiesti, non si trovava. Io il primo giorno, quindi venerdì, già era esaurito in tutti quanti i negozi, quindi non si riusciva a trovare, quindi credo di aver fatto un buon acquisto. Peraltro l'ho anche sottratto al mio amico Marco, lo voleva anche lui, alla fine me l'ha fatto prendere a me. Però insomma devo dirvi, Oden, guardate che bello. Per la serie Grand Line Man io ne posseggo già tantissimi, quindi sarà sicuramente un'ottima aggiunta alla collezione. Dopodiché riabbassiamo un pochino la camera per farvi vedere questi Gashapon, che come vi stavo dicendo li abbiamo presi allo store Bandai. Allora, molto carino l'involucro, perché ricorda ovviamente il frutto del diavolo Gom Gom di Rufy, vedete? Si può smontare in questa parte, poi si apre e all'interno ci sono dei personaggi a sorpresa. Costavano 4 euro ragazzi, è un bel po', devo ammettere 4 euro non sono pochi per questi Gashapon. Mi sembra che gli anni scorsi costavano 3 o 3,50, ovviamente sono aumentati di costo anche questi qui. Come vi ho mostrato nella storia, abbiamo trovato due Yamato che abbiamo preso io e Marco, mentre invece Kid, che in realtà sarebbe dovuto essere il mio personaggio, l'ho regalato al mio amico Alessio, che è un grande fan di Eustace Kid, gli piaceva e quindi insomma gliel'ho ceduto. Però raga, devo dirvi che questi personaggi sono veramente uno spettacolo, sono fatti davvero davvero molto bene. E adesso vi mostro questa Yamato per farvi capire che qualità, insomma per essere una figure così piccola. Guardate un po' che roba. Allora, innanzitutto guardate la colorazione, gli occhi sono bellissimi, guardate quanti dettagli sono stati riprodotti, è molto ben scolpita, guardate che belli i capelli, anche i bastoncini che gli tengono fermi i capelli, con una super mazza, e guardate che belle anche queste cinture tipiche dello stile giapponese, dei vestiti storici giapponesi, con anche i zoccoli. Guardate un po' se non è uno spettacolo. Questa ragazzi è Yamato, la figlia di Kaido. Peraltro ho visto che si è staccata, eccola qua, si è staccato un corno.
Adesso noi lo andiamo a riattaccare. Credo che ci dobbiamo rimettere un puntino proprio di colla. Magari non si tiene, anzi no, si tiene. Eccolo qua, perfetto. Molto bella, Yamato, peraltro un personaggio che quasi, diciamo, promesso per la ciurma di Rufy. Lei che poi si definisce al maschile, quindi dovremmo dargli del maschile. Lei si definisce come un uomo, ovviamente si vede che in realtà non è un uomo, però insomma lei si definisce come tale, quindi insomma dovremmo chiamarlo probabilmente al maschile. Allora adesso la andiamo a posizionare, vediamo un attimino. Ah, questo ragazzi è la parte del frutto del diavolo, adesso ve lo mostro. Allora qui noi, se andiamo a ricomporre il Gashapon, questo dovrebbe andare in questa posizione, quindi questa è la parte bassa, ok? Mentre invece qui sopra dobbiamo attaccare il gambo del frutto, anche se non capisco bene dove va, perché qui non c'entra, quindi dove lo mettiamo? Non lo so. Vabbè ragazzi, comunque è sicuramente il gambo del frutto, gum gum. Io adesso, ragazzi, devo essere sincero, mo ci voglio perdere anche un secondo, ma non capisco dove va. Qui non ci va, da quest'altra parte non ci può andare. Non so se forse mi manca un pezzo, probabile ragazzi che mi manca un pezzetto, ve la voglio buttare là. Vabbè, comunque, questo era il gambo. Adesso andiamo a posizionare la nostra Yamato sulla sua base. Quindi questa si aggancia qui, credo, in questo punto. Peraltro mi si è ristaccato il corno, mannaggia. Eccola qua, riattacchiamo il corno, perfetto. Eccola qua, la nostra Yamato, anzi il nostro Yamato, molto carina. Non ho capito perché gli hanno fatto questo doppio peg, sinceramente non serve a nulla, occupa solo spazio, magari lo taglierò, anche perché non si può attaccare in questo sotto, perché altrimenti non c'entra, è troppo alto il personaggio. Va bene, comunque questa è la sua basetta, sicuramente molto molto carina. Ragazzi, per quanto riguarda invece questo Oden, sicuramente faremo un video dedicato più avanti, fra qualche giorno, perché lo voglio mostrarvelo bene e si merita assolutamente un video dedicato. Perfetto ragazzi, eccoci qui, abbiamo visto tutte quante le storie, vi ho fatto vedere tutti i miei acquisti che, come vi anticipavo inizio video, non sono proprio tantissimi, perché quello che veramente volevo comprare non l'ho trovato. Io cercavo una figure di Big Mom e una figure di Kaido in proporzione a quelle che già posseggo. Big Mom, ragazzi, non ho trovato nulla. Kaido ne ho trovate due, erano praticamente 50 cm di statua. Ora, togliendo il fatto che costava più di 200 euro, ma veramente non sapevo dove metterle, poi non erano in scala con i miei personaggi, e quindi ho deciso di non comprarle. Un'altra cosa che mi interessava molto era Rufy Gear 5, l'ultima trasformazione del nostro Rufy. Anche in questo caso non è ancora arrivato nulla, troppo presto, magari per Rufy Gear 5 ci rivedremo sicuramente con Luca dell'anno prossimo. Quindi diciamo che questi obiettivi che io avevo purtroppo non li ho trovati, anzi peraltro ho trovato questo Oden che inizialmente volevo non prenderlo, poi però ho pensato che fosse veramente un bel personaggio da mettere in collezione, e come vi stavo raccontando, molto presto faremo un video completamente dedicato a lui. Ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like bellissimo. Mi raccomando, fatemi sapere se anche voi siete stati a Lucca Comics, se invece vi manca, io assolutamente vi consiglio prima o poi di andarci, perché è un'esperienza davvero unica. Lasciatemi sempre un commentino qui sotto. Qui da Visio è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao.